Non glielo permetteremo! Super kill! Il nostro boss non perdona! Ragazzi, avete letto bene dal titolo? Oggi ci andremo a fingere il boss mandaloriano all'interno della nuova città di Fortnite. Avete capito bene? Siamo qui carichissimi per questa challenge. Mi raccomando, subito un bel mi piace. Iscrivetevi tutti al canale. Il codice Lollo Pollo all'interno dello shop. Mamma mia, raga, mi mancavano un sacco le intro con il cappuccio. Adesso però buttiamoci subito in partita. Non perdiamo più tempo perché non vedo l'ora di iniziare questa challenge e vedere la reazione dei nemici. Anzi, ragazzi, fermi tutti, perché prima di iniziare ci tenevo a ringraziare l'abbonato di oggi, che è Franci Brighenti. Grazie mille, bro, per l'abbonamento pollo estremo, e benvenuto nella famiglia dei polli. Se volete abbonarvi, trovate il tasto abbonati vicino al tasto iscriviti. Ovviamente la felpa di Lollo Pollo e il codice Lollo Pollo ci aiuteranno sicuramente per vincere questa super challenge. E vi ricordo che se volete acquistare le felpe, magliette, cover di Lollo Pollo, le trovate nello shopping qui sotto. Ed eccoci qui all'interno della nuova città del boss mandaloriano. Ragazzi, guardate qua, è con voi la nuova zona. Adesso quello che ci resta da fare è uccidere tutti i nemici che ci sono, prenderci il boss, ucciderlo, prendere le sue armi e fingerci proprio lui. Adesso però, dove cavolo sono le mie armi? Gioco, per favore, mi serve almeno una pistolina. Non ti chiedo tanto, mi basta una pistolina. Ok, fuggite d'assalto e pompa. C'è subito un nemico, c'è subito un nemico, ragazzi. Facciamoci lo scudone prima di morire. Non vorrei fare una brutta fine in questa partita, perché adesso dovremo andare dal nostro boss mandaloriano, ucciderlo, prendere le sue armi mitiche, ragazzi, e fingerci il boss per tutta la partita. Sarà una challenge super assurda, quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine per scoprire che cosa succederà, e lasciate un bel mi piace. Ok, boss, dove cavolo sei? Ti sto cercando, ti sto cercando. Oh mio Dio, raga, dov'è? Ho sentito una porta aprirsi, ma era la mia probabilmente. Ok, boss, ti stiamo cercando tutti. Dimmi dove cavolo sei. Raga, vi immaginate, tipo, non è spawnato questa partita? Ma non ci credo. Eccolo, eccolo qua, ragazzi, guardate un po'. Boom, iniziamo a sparargli, perché dobbiamo farlo fuori per prenderci le sue armi. Ok, gli abbiamo fatto un po' di danno. Il primo danno glielo abbiamo fatto. Attenzione, adesso lo pushiamo come dei veri eroi. Come dei veri eroi. Adesso ci va fuori sicuro, raga. Ci fa fuori sicuro. Ci fa fuori sicuro. No, non voglio morire dal boss, per favore, eh. Sarebbe una figura troppo brutta. Perfetto, ucciso. E ci prendiamo le sue armi, ragazzi, adesso. Di corsa dentro. Di corsa dentro a curarci. Prendiamo gli scildini. E di corsa dentro a curarci, raga. Ok, ok. Perfetto, ci siamo curati, ragazzi. Adesso prendiamo anche qualche benda e iniziamo subito a fingerci il boss, perché ci sono già un sacco di nemici nei paraggi e dovremmo fingerci il boss e proteggere la nostra nuova zona. Beh, ormai diciamo che è diventata ufficialmente nostra. Guardate, potremmo fare una cosa del genere. Potremmo iniziare a girare qui intorno come se fossimo il vero boss. Non vedo l'ora che i nemici arrivino e che ci trovino qui a fare il boss mitico. Guardate, là potrebbe essercene già uno. Potremmo farlo fuori addirittura con una cecchinata assurda. Proviamo, ragazzi. No, sta usando il potere, non riusciremo mai. Sta pescando, però. Se inizia a curarsi, potremmo fargli un headshot incredibile. 110 110. Oh, raga, 110 subito. Dai, tira fuori la testolina. Tira fuori la testolina. No, aveva tirato fuori il braccio, raga. Dai che lo uccidiamo, dai che lo uccidiamo. Dai, ragazzi, un bel colpo di cecchino alla Lollo Pollo. Bang! No, ha saltato nel momento giusto. Dai, non ci credo, raga. Fatti le cure lì. No, raga, no, no, no. Adesso mi mette l'ansia questo nemico, ve lo dico. Eccolo qua, eccolo qua. Arriva, arriva, raga. Arriva, è molto vicino adesso. È molto vicino, un po' troppo vicino. È un po' troppo vicino, raga, sbaglio. Ragazzi, è un po' troppo vicino, sbaglio. No, un altro nemico. Dobbiamo farlo fuori, raga. Facciamolo fuori. Facciamolo fuori subito. Facciamolo fuori subito, raga. Grandissimi così. Stavo andando anche in panico perché mi si era bloccato il mouse, ma ce l'abbiamo fatta, raga. La kill è ufficialmente nostra. Mandaloriano, ti prego, fatti valere. Sai che c'è un nemico lì sopra, quindi non farti spaventare, ma devi farlo fuori, perché sei il boss di questa nuova zona. Comunque il nemico poteva passare benissimo da qui, che c'era una scala naturale, invece ha sprecato tutti i suoi materiali. Wow, raga, dov'era l'altro nemico? È proprio qui dentro, sono in due, stanno fightando, raga. Mamma mia, che partita, uno scar. Oh mio Dio, raga, è la partita perfetta, lo posso dire. Facciamoci gli scildini prima di andare a fightare contro gli altri nemici. Mi raccomando, un bel mi piace. Per questo mi fingo il boss, che non fa facevamo da un sacco di tempo. Anzi, fatemi sapere se questa serie vi piace, potremmo fingerci di nuovo altri boss. Guardate qua, ci stiamo fingendo palesemente il nostro boss. C'è un nemico qui sotto, io ho molta paura, raga, ve lo dico. Potremmo morire male, come potremmo fare una super kill. Ok, è qua.
Attenzione ragazzi, potrebbe prendere il veicolo e scappare. No, 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 no. Non glielo permetteremo. Super kill. Il nostro boss non perdona. Mamma mia ragazzi, lo abbiamo fatto fuori. GG per noi. E mi raccomando ragazzi, dopo questa kill il like è d'obbligo. Adesso direi di farci il medikit, non vorrei morire. Mamma mia, si sta uscendo una bella partita. Non vedo l'ora di concluderla e magari fare una bella vittoria con questo boss. Anzi, mi raccomando, guardate il video fino alla fine e fatemi sapere se abbiamo fatto la vittoria reale nei commenti. Cioè, in realtà lo saprò, quindi non dovrete farmelo sapere. Vabbè, avete capito? Comunque, guardate il video fino alla fine per scoprire se faremo una vittoria reale oppure no. Secondo me, ve lo dico, è molto probabile una bella vittoria, dato che abbiamo un inventario super pazzesco e poi abbiamo il potere del boss mitico a nostro favore. Subito un nemico qua. Facciamo vedere chi comanda, ragazzi. Facciamogli vedere chi comanda. Sono qua sopra, se non sbaglio. Noi dobbiamo proteggere la nostra zona, quindi è quello che faremo. Gireremo qui intorno e ci fingiamo il boss. Per adesso abbiamo fatto le nostre prime due kill da boss e direi non male. Anzi ragazzi, mi raccomando, continuate a supportare queste serie al massimo, perché più le supportate più posso portarvi contenuti nuovi. Quindi mi raccomando, fate il massimo. Anzi, commentate qui sotto scrivendo la prossima challenge. Quale volete che sia la prossima challenge e che cosa dovremmo fare? Cari nemici, il boss mandaloriano vi sta guardando dall'alto. Non andate a prendere quell'airdrop, altrimenti sarete morti. Guardate là ragazzi, se qualcuno prende quell'airdrop è fritto, ve lo dico. Nemici, sono sulla cima del mondo. Anche se in realtà la parte più alta è lì, ma noi faremo finta che sia qui. Oh, ragazzi, sento dei rumori assurdi, però non vedo nemici. C'è un altro airdrop lì, ma in realtà li potremmo andare ad aprire tutti e due e prenderci un loot incredibile. Però non lo faremo, perché dovremmo essere il boss e i boss non aprono gli airdrop purtroppo. Sì, però che cavolo nemici, ma fatemi vedere, cioè state ancora in safe? Mi volete dire che non c'è nessuno che arriva dalla tempesta? Facciamoci una ricognizione con il nostro cecchino per vedere se vediamo qualcuno, ma non penso ci sia qualcuno, raga, purtroppo. Non penso ci sia qualcuno. Oh mio Dio, la nostra zona non è più in safe per pochissimo, cioè c'è stata in realtà un sacco di tempo. Siti tutti. Ragazzi, quello mi sembra proprio un nemico. Direi di andarlo a fare fuori con il boss. Boom, boom, boom. Vai, vai. No, ragazzi, per fare lo spavaldo con il boss siamo morti. Mamma mia, quanto danno gli abbiamo fatto. No, raga, cioè lo stavamo uccidendo con il cecchino del mandaloriano, però mi volevo fingere il boss fino alla fine. Direi che ho resistito anche abbastanza. Mamma mia, 17esimi, abbiamo fatto una super partita. Potevamo fare anche quest'altra kill. Direi proprio di sì. Peccato, ragazzi, peccato veramente. Ragazzi, zitti tutti, che chi ha quittato il video non sa di questa partita. Faremo una seconda partita per riprovare, raga, sperando di riuscire magari a portarci a casa una vittoria reale. Quindi mi raccomando, godetevela solo voi che siete rimasti. Anzi, se siete rimasti fino a questo punto, commentate qui sotto nei commenti con scritto tipo "viva i polli fritti" e vediamo in quanti di voi sono arrivati fino a questo punto. Bene, bene, adesso che questo piccolo segreto è tra di noi, possiamo buttarci per la seconda partita di oggi e andare a vedere se riusciremo a fingerci il boss mandaloriano e vincere la partita. Prima per poco non ci siamo riusciti, ma adesso dobbiamo vincere assolutamente, ragazzi. La vittoria è nelle nostre mani, dobbiamo riuscirci. Cavolo, un boss non può non vincere la sua partita, ma... c'è già un nemico con l'arma. C'è già un nemico con l'arma, ragazzi. C'è già un nemico con l'arma. Qua c'è anche il boss. No, raga, stavolta ho l'impressione di morire subito. Me lo sento, raga, non so perché. Proviamo a farci gli scendini qui nascosti. Sarà piuttosto difficile questa seconda partita. Stanno fightando, c'è un nemico qui. Sta scappando, ok? Ok, ok, ragazzi. Oh, yes! Killato, 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 perfetto, raga. Adesso ci manca solo da uccidere il boss, che dovrebbe entrare a momenti. Entra, entra, bro. Oh, ragazzi, ragazzi, è più forte. Oh, uccidiamolo, uccidiamolo, dai, dai, dai. Bro, fatti uccidere. Ho finito i colpi. Allora, ragazzi, dovete sapere una cosa. In realtà la seconda partita era per trollarvi e vedere se rimanevate sperando nella vita. No, non mi prendo in giro neanche da solo, ragazzi. Sono scalzo, mi sono fatto uccidere dal boss, ma non ci voglio credere. Ho l'impressione di morire subito, me lo sento, raga, non so perché. Ragazzuoli, che dirvi, è stata davvero una challenge super divertente, mi sono divertito un sacco. Ci siamo finti il boss per un sacco di tempo e siamo andati anche vicini alla vittoria reale. Mi raccomando, lasciate un mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale se volete un altro episodio di queste challenge. Mi raccomando, supportate al massimo il canale. Grazie mille a tutti per la visione, ci vediamo domani. Nuovissimo video, nuovissima live, mi raccomando non mancate. Un salutone a tutti e grazie per la visione.